Ben ritrovati, ancora qualche ora di bel tempo e poi durante il fine settimana irruzione artica sulla nostra penisola, la prima della stagione, con aria decisamente più fredda, calo delle temperature, nevicate a partire dai 1000 metri e maltempo diffuso con piogge temporali. Vediamo il dettaglio subito con la nostra carta sinottica per andare ad osservare l'evoluzione del tempo e l'avvicinarsi di questa perturbazione, la vedete alle mie spalle, che attraversa la Francia, la Spagna e tutta l'Europa centrale e poi si dirigerà verso il nord-ovest della nostra penisola, portando i primi fiocchi di neve a partire dai 1000 metri, quindi da quote davvero molto basse, mentre sul resto della nostra penisola continua una fase stabile e soleggiata almeno fino a sabato. E infatti iniziamo proprio da sabato, sarà una bella giornata di sole, specialmente sui settori centrali, con temperature miti fino a 22-23 gradi, sicuramente più frizzanti invece al nord. Domenica, aria più fredda, calo delle temperature di 5-7-10 gradi, con nevicate a partire da quote bassissime, piogge diffuse, andrà a migliorare velocemente sul nord-ovest Italia. Lunedì ancora una giornata di maltempo sulle aree centrali e sul nord-est, con le piogge e instabilità in un contesto decisamente più frizzante. Per quanto riguarda invece il sud della nostra penisola, come vedete ancora cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature praticamente estive, fino a 27 gradi sulle nostre due isole maggiori. Domenica le prime piogge in avvicinamento, con della nuvolosità, delle foschie tra Campania, Basilicata e anche Puglia. Lunedì invece qui la settimana inizia male, con il maltempo, le piogge che raggiungono anche queste regioni e il calo delle temperature. Per il momento è tutto, a più tardi.